Ho deciso di farlo. Oggi parlerò di un libro che, mamma mia, ancora molto diffuso e molto amato, però. Ecco perché ci faccio un video. Erik Neumann, La grande madre, celeberrimo, edito da Astrolabio. Questo è un libro che ancora oggi molte persone utilizzano per studiare che cosa sarebbe la grande madre, intendo anche a scopo spirituale. Ed è proprio per questo motivo che ho deciso di farne un video, perché vedremo ci sono delle problematicità nell'approcciare questo testo un po' come se fosse la Bibbia della Dea. Perché non lo è la Bibbia della Dea? La Dea, la Bibbia, non ce la deve avere proprio. Certamente non esistono libri proibiti, per l'amor del cielo, della terra e di tutto ciò che ci sta in mezzo. Però ecco, diciamo che è un libro che ha anche la sua ratio e anche degli spunti interessanti, ma che va letto, a parer mio, da chi ha già un certo tipo di base e da chi riesce a contestualizzare il pensiero nell'epoca in cui si è manifestato. Ecco che questo video non è la solita recensione della rubrica La biblioteca di Ghianda, ma è proprio una sottospecie di video manuale di sopravvivenza per riuscire a approcciare questo testo con un paio di spitarelle, di dritte, di angolazioni per riuscire a comprenderlo con tanto amore dalla vostra ghianda preferita. Ecco, a proposito di ghianda preferita, se è la prima volta che capiti su questo canale, ecco, diciamo che io proprio mi specializzo in coloro che non hanno tanta paura di pensare fuori dagli schemi e quindi mi permetto anche di dire cose scomode, ma cose necessarie. Per che cosa? Per fare il puff, salto, cambiare, essere in un nuovo umanesimo? Per fare questo il canale YouTube è uno dei miei modi preferiti di manifestarmi, perché qui posso spiegare un pochino in maniera più approfondita. Quindi se sei interessata o interessato a questi temi, sarai strafelice se ti vuoi iscrivere al canale e attivare le notifiche, così da sapere sempre quando un mio video è pronto. Ecco, ma cominciamo dal principio. La primissima cosa da capire quando cerchiamo delle bibliografia sulla Dea, sulla Grande Madre, su tutto ciò che vi pare, è la contestualizzazione innanzitutto della materia. La Grande Madre di Neumann non è un libro spirituale, è un libro di psicologia del profondo. E il filone della psicologia del profondo, proprio partendo dalle basi di Neumann per quel che riguarda le Dee, si è specializzato in un modo peculiare che non necessariamente può essere sovrapposto a quello spirituale. E questa è la prima cosa da capire, perché i libri con un taglio psicologico vanno tantissimo in questo ambiente, ma funzionano e servono e rendono le Dee soltanto fino a un certo punto. Altra cosa, ad esempio, è se approcciamo un libro di antropologia. Altra cosa ancora è un libro di sociologia. Un'altra ancora quella di archeologia. È vero che la nostra Dea si trova una sorta di incrocio di tutte queste materie e tutte queste materie possono assolutamente aiutarci, perché la nostra è una spiritualità radicata, cioè non è qualcosa di trascendente in alto lì su che non si sa come fare a raggiungere, ma ha assolutamente a che vedere con la produzione umana di cultura e con questo mondo, proprio questo, quello che si può toccare. Detto questo, però, e arriviamo al secondo punto importante di questa introduzione, è quale epoca? In quale epoca è stato scritto il testo di psicologia del profondo, il testo di antropologia, eccetera. Quando ha vissuto l'autore? Quali erano le idee che circolavano nel momento in cui l'autore era in vita e che quindi hanno influenzato il suo pensiero? Tutte queste cose sono fondamentali per chiunque porti avanti questa ricerca, ma anche ricerche analoghe. Penso ad esempio al neopaganesimo, perché se non facciamo questo tipo di operazione, il rischio è che portiamo nel presente delle cose che sono tipici aspetti culturali, tipiche mentalità di una precisa epoca e che non è nemmeno magari l'epoca a cui ci si voleva riferire in precedenza. Questo discorso magari lo riprendiamo perché c'entra tantissimo. Si vede ad esempio l'influenza del pensiero greco sull'idea di che cos'è femminile, ma anche su che cos'è maschile, che viene piazzato lì per descrivere anche culture che precedono la Grecia antica o addirittura sono molto lontane da questa. Ecco, esattamente da questa ultima cosa che dicevo, ovvero contestualizzare l'epoca e quello che girava in quell'epoca, abbiamo il punto di partenza per capire il nostro Erik Neumann. Allora, il pensiero
di Neumann per quel che riguarda soprattutto la distinzione tra matriarcato e patriarcato, che troverete copiosa ovunque all'interno del suo libro esattamente con questi termini, parte da un altro studioso, un altro nome celeberrimo, che è quello di Bachofen. Ecco che Bachofen però era coetaneo niente poco di meno che di Darwin. E che cosa ha fatto Darwin? Ha portato la teoria dell'evoluzione della specie, ok? Quindi, Bachofen coetaneo di Darwin, teoria dell'evoluzione della specie, cioè voi dovete immaginare, questi stavano lì e Darwin se n'è uscito con sta bomba, ha detto, oh, per forza la bomba è diventata pervasiva ed ha cominciato a modificare lo sguardo verso tutto quello che erano le discipline dell'epoca. Ecco che Bachofen si è ampiamente ispirato a Darwin, e non solo lui, ma questo non è un trattato sull'evoluzionismo sociale, però nel ispirarsi anche in una sorta di evoluzionismo applicato allo sviluppo delle società umane. Quindi indizio numero uno, l'abbiamo chiaro questo? Praticamente l'evoluzionismo sociale. Indizio numero due, il nostro carissimo amico dualismo oppositivo. Ecco. Se non mi conosci e se non l'hai già visto, su questo ho fatto un video fondamentale. Il dualismo oppositivo va capito perché è un tipo di pensiero che devia e anche di molto lo sguardo rinchiudendolo in un'unica logica possibile. Ti linko il video sia in descrizione e sia qui sopra. Dopodiché, torna qui. Ecco, ma in che senso il dualismo oppositivo? Fermi che faccio lo schemino alla lavagna. Ta-dam! Posto che questi studiosi sapevano molto bene cos'era il patriarcato perché ci vivevano dentro, hanno dedotto un matriarcato non fondandosi su ricerche sul campo, indagini etnografiche, rapporto con popolazioni indigene che glielo potevano spiegare, nulla di tutto ciò. Bachofen, abbiamo detto da cui poi ha preso Neumann, ha identificato un matriarcato per logica oppositiva. Quindi, io so che il patriarcato è tac, 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 allora, attenzione, questo è un bias, il matriarcato sarà un qualcosa di uguale e contrario. Noi da questa idea non riusciamo a levarci nemmeno oggi, cosa che invece sarebbe importantissimo fare, perché il matriarcato non è per nulla l'opposto speculare del patriarcato. Anyway, il nostro caro Neumann che ha fatto? Bisogna dire anche riconoscerli con tutto lo sforzo intellettuale possibile. Lui ha descritto benissimo cos'era il patriarcato, ok? Quindi primato dell'io, della coscienza, ostilità alle donne, eccetera, eccetera, eccetera. E ha anche fatto il suo sforzo, perché rispetto a Bachofen in prospettiva evoluzionista, che diceva sì, vabbè, all'inizio dei tempi il primo stadio, no, tipo le scimmie nell'umanità, stava al matriarcato, che si pensava appunto che fosse ostile all'essere umano di sesso maschile, ci ho fatto pure la rima, però poi il passaggio al patriarcato era necessario proprio come spinta evolutiva. Questo è stato ripreso da Neumann, ma leggermente modificato, perché diceva sì, vabbè, però il patriarcato non è, come diceva un po' Bachofen, il punto d'arrivo massimo, la migliore società possibile, il momento più evoluto. Notiamo un po' qua di etnocentrismo nel momento in cui ci crediamo la cultura più evoluta. Neumann diceva che ci sarebbe stato un altro stadio capace di coniugare le due cose, per quello che Neumann piace molto, se non che si perde per strada tutto questo ragionamento qui. Quindi Neumann fa questa critica anche, no? Descrive il patriarcato molto bene, ma proprio per il dualismo oppositivo piglia un matriarcato che anche nei temi, diciamo, della psicologia del profondo diventa un contrario speculare di quelle che sono le caratteristiche del patriarcato. Quindi, se da una parte abbiamo il primato dell'io, dall'altra cosa abbiamo? Il primato del collettivo. E se da una parte abbiamo la coscienza, dall'altra che abbiamo? Ovviamente l'inconsapevolezza di essere un essere a sé. E quindi una dominanza dell'inconscio. Vedete com'è uno l'opposto dell'altro? E quindi, non poteva mancare la perla. Se da una parte abbiamo l'ostilità delle donne, dall'altra la credenza. Lui lo mette proprio per iscritto, non cerco la citazione, però parla proprio di ostilità nei confronti degli uomini.
Su tutto questo ci basa delle istanze psicologiche che sarebbero, poiché si riferisce anche a un pensiero archetipico, universali. E anche qua io un po' da dire ce l'avrei. Allora, Neumann dice in vari punti del libro che sia per quel che riguarda l'utilizzo dei termini maschile e femminile, sia per quel che riguarda patriarcato e matriarcato, non dovremmo teoricamente confonderli rispettivamente con uomini e donne incarnate e con società presunte storiche. Ma ci sono molti punti del testo dove in realtà lui fa l'esatto opposto, e alcuni li ho riportati come citazione nel mio libro di prossima uscita. Può essere che quando vedi questo video sia anche già uscito, in tal caso troverai il link in descrizione, altrimenti tra poco uscirà, che è quello dell'introduzione alla teosofia, dove ho fatto un bel po' di lavoro di pelo su questa opera, ma perché è importante capire, andare nel profondo e vedere come ci può sviare. Allora, lui stesso non fa che associare a esseri umani femminili e maschili e a società presunte storiche. E questa è una cosa interessante, perché di certo il patriarcato lui l'ha descritto molto bene, ma il matriarcato, che esiste, esistono società matriarcali, ma non sono per nulla al mondo tutto questo. Troverai altri video sul matriarcato sul mio canale, te ne linko uno per cominciare proprio qua in descrizione e qui sopra, che è facile, una recensione di un libro meraviglioso, per capirci meglio. E invece è determinante, perché le società matriarcali attuali, che non sono nulla di tutto ciò, in realtà a me sembrerebbe che andassero in quella direzione terza di cui anche Neumann parla, cioè una capacità di coniugare le cose. Perché? Perché non hanno mai cominciato a ragionare per contrapposizioni duali o positive. E sono queste le società che riescono ancora a conservare un'immagine d'idea, se vogliamo dire, di grande madre, che però non ha nulla a che vedere con questa di Neumann. Quindi già abbiamo qua la prima difficoltà, il fatto che si sia ricavato tutta una parte di spiegazione di queste istanze psicologiche per opposizione a quello che stava già, ma questa cosa non esiste. Anche la stessa attribuzione di significato delle parole maschile e femminile, anche quella non è neutra. Qua siamo nell'Ottocento, ok? Nell'Ottocento cosa c'era? C'era di nuovo una grande spinta. Poco prima vi era un ritorno del fascino per il mondo classico. Chi ci stava nel mondo classico? Ci stavano i greci. Cosa pensavano i greci? Ti linko un altro video su questo, proprio per andare nel profondo di che cosa era il pensiero greco, che appunto si inquadrava tutto in queste categorie così separate relativamente al pensiero anche sul maschile e sul femminile. Lo trovi in descrizione e anche qui sopra, ed è fondamentale appunto contestualizzare. Questo pensiero greco aveva influenzato queste categorie di maschile e femminile, che probabilmente hanno trovato l'apice nell'epoca vittoriana, dove la donna era appunto il massimo del culmine della passività che poteva essere nella cultura, viceversa l'uomo dell'attività, perché era quello che agiva all'esterno. Ma questo non è il maschile e il femminile universale archetipico, questo è semplicemente un approccio culturale a quello che riteniamo essere maschile e femminile, cioè un significato dato da una precisa cultura in un preciso determinato tempo storico e anche in un determinato luogo. E quindi noi arriviamo qui con tutta questa concatenazione di influenze, lo capiamo. Ecco che se per parlare di coscienza tu mi parli per forza di maschile, che al punto da identificare la coscienza come immagine maschile anche nella psiche femminile, io ho una domanda sul perché hai fatto questa scelta e non l'hai chiamata per esempio pasta e pesto, per dire pasta al passivo e pesto l'attivo. Io me la faccio la domanda. Se Neumann avesse saputo cosa sono in realtà i matriarcati oggi, avrei tantissimo voluto vedere come poteva uscire poi invece la stesura del suo libro. Un'altra problematicità dell'approccio a Neumann è il corpus mitologico a cui lui attinge. Di fatto, una delle ragioni per cui lui ritiene che il suo lavoro sia valido universalmente è proprio il ripetersi in alcuni miti di determinate istanze, determinati mitologemi. Però, essendo questo uno dei miei settori di studio, io non ho potuto far altro che notare che in realtà lui ha preso tutti i miti che erano coerenti un pochettino con quelli della Grecia, e questo ancora ce l'abbiamo nel nostro Ottocento. Perché? Perché c'era il periodo in cui
e nell'Ottocento si voleva cercare un linguaggio universale per tutte le religioni. Attenzione che è una suggestione che ancora moltissimo viva oggi. Ma cosa successe nell'Ottocento? Successe in realtà che il pantheon di base a cui ci si è ispirati era quello della Grecia classica, quello olimpico. Perché? Perché grazie al pensiero platonico e aristotelico stava a nozze con il cristianesimo, che era la religione sentita nell'Occidente a quell'epoca, ok? E tutto ciò però che non si conformava con quei miti, questa è meravigliosa, l'avevo fatto anche su un altro video, venivano definiti barbari! Barbari! Quindi con la scusa di Ixum leones, tutto quello che non si conforma, non era gente civile, erano i barbari, tra cui i miti norreni, perché? Perché c'era una dea sole e un dio luna. Wow! Capiamo! Se il principio solare per i greci e di conseguenza cascata fino a Neumann doveva essere maschile, com'è che questi qua ce l'avevano femminile? Già da questo capiamo che non c'è un'universalità, ma era considerato universale nell'ambito della mentalità dell'epoca. Poi Neumann è arrivato fino al 1900, però il pensiero che lo ha influenzato deriva da tutta questa cosa qui. Non possiamo assolutamente non tenerne conto, altrimenti sarebbe un errore gravissimo di valutazione. La dea non è nata nell'Ottocento, mi spiego? E neanche con i greci. Ecco allora che i miti a cui si rifà Neumann sono già una riscrittura patriarcale dei miti. E su questo vi consiglio il lavoro di Luciana Perkovic, che attraverso quel testo meraviglioso che è Colei che dà la vita, colei che dà la forma, questo, fa un excursus dei miti prima dei miti, ovvero dell'evoluzione delle cosmogonie delle più varie popolazioni del mondo, da come erano in principio a poi come sono stati gradualmente riscritti. E questo libro apre la mente per quel che riguarda questo tipo di argomento. Ecco, posto che a Neumann veramente gli ho fatto il pelo e che ci sarebbe da parlarne per 4-5 ore e devo scegliere quale argomento portare. Molto di più lo troverai nel mio libro, che non è un libro su Neumann, è assolutamente, però nello spiegare la dea e come concepire la dea ho fatto dei richiami anche a Neumann per far vedere la differenza di pensiero tra quello che dice lui e quello che è invece l'origine, che ha dato vita all'immagine di un ventre cosmico, che è quello che noi adesso un po' impropriamente chiamiamo dea. Allora, posto che la sua non è assolutamente comunque un'analisi banale e che la sua è una mente estremamente analitica, a quantomeno a vedere come è riuscito a complessificare l'archetipo della grande madre, non è una banale distinzione per intendersi tra parte buona e parte cattiva della dea, non è assolutamente questo e non voglio che emerga qualcosa di analogo, però c'è comunque una suddivisione dove è l'esperienza umana un po' a fare da ago della bilancia, per cui ciò che è sperimentato poi come difficile, che attiva emozioni difficili che io non voglio chiamare negative, è un po' considerato come il lato cattivo e viceversa il lato buono. E su questo sta il difficilissimo tema della madre terribile, della madre divoratrice, che è un qualcosa pure che andrebbe ridiscusso alla luce di un pensiero circolare che trovi sul primo video che ti ho citato. Per cui lui, riferendosi ovviamente a un punto di vista patriarcale, lui ha giustamente osservato anche l'esistenza di questo aspetto divorante fine a se stesso, che contrappone un pochettino invece all'inglobare a fine trasformativo, dove appunto la parte sulla trasformazione era qualcosa di migliore, quantomeno, e la parte terribile e divorante quasi fine a se stessa in un certo senso. Questo però non è e non è mai stato nell'immagine della dea, dove non c'entra assolutamente niente l'emozione che l'essere umano prova. Abbiamo il mito di Ceridwen su questo, dove Guion viene divorato, ma viene divorato da lei con tutte le emozioni che ne possono conseguire, comunque perché analogicamente l'atto di divorare e riportare nella pancia, e dalla pancia, luogo di trasformazione per eccellenza, poi riportato a nuova vita, nella, tra l'altro, i panni di Taliesin, che è anche un eroe molto valutato nella mitologia. E questo per dire, argomento complesso che troverai sempre meglio nel mio libro, non posso soffermarmici tanto qui, che
la grande madre, la dea, non ha mai nulla di fine a se stesso, è sempre comunque un agente di movimento e di trasformazione. Anche nell'atto di divorare, ha sempre fame, è terrifica perché è la rappresentazione sicuramente di un nostro vissuto, ma senza la connotazione morale che viene da questo tipo di pensiero qua, per cui se ti divoro è male, se invece ti trasformo con il nutrimento e la coccola è bene, salvo che ti manca la coscienza, perché comunque c'è sempre questa presunta dominanza dell'inconscio che impedirebbe l'individuazione. Come si fa ad andare verso la direzione di scoperta della propria coscienza con l'uccisione della madre? Ecco, di questo c'è una frase di Jung che ho riportato sul mio libro, dove lui stesso dice, Jung, che l'uccisione della madre sarebbe proprio l'origine della civiltà. Su questo ci sarebbe da fare un video a parte, perché è estremamente molto diversa dalla mitologia dei matriarcati attuali, dove questa cosa dell'uccisione non esiste, ma non esiste neanche nella mancanza dell'individuo a favore del collettivo, non sembra esserci una dominanza della parte inconscia e soprattutto non c'è questa famosa ostilità nei confronti degli uomini. Questo per dire, a me sembra che moltissimo di questo lavoro qua sia una deduzione per opposizione. E che quindi noi non possiamo fondare un'intera pretesa di universalità di temi sia psichici ma tantomeno spirituali basato su qualcosa che è puramente un lavoro sulle astrazioni. Neumann è importante per voi che riguarda l'evoluzione dello studio su questa materia, proprio per capire il tipo di pensiero, ma non può e non deve essere un autore che rimane con l'ultima parola su quello che è la dea, la grande madre, ma probabilmente, anche se non è il mio settore, anche sulla psicologia del profondo ci sarebbe molto altro da dire, e a me piacerebbe su questo che andassero a studiare veramente la psiche prima che spariscano del tutto di queste civiltà, di queste culture che esistono ancora e che a quanto pare hanno un modo di approcciare al mondo e quindi anche un cervello che si è costruito su una plasticità differente da quella che è la nostra, che deriva da questo mondo qui. Sono assolutamente conscia di non aver esaurito l'argomento. Come ti dicevo, troverai molto di più in maniera molto più approfondita con tutte le citazioni del caso sul mio libro, Introduzione alla Teosofia. Nella speranza di rivederti qui sul mio canale, ti saluto. A presto.